sul mio canale A Tutto Tondo VD. Allora, oggi video un po' particolare, ma non tanto, perché è una review di un prodotto che mi è stato dato da una collaborazione su Amazon UK. Specifico UK perché magari, insomma, per non far casino, io dico sempre Amazon UK perché giustamente io, vivendo in Inghilterra, uso quell'Amazon, non posso usare quello italiano. Ho l'account che è lo stesso, però con un indirizzo italiano ovviamente, e il link non è co.uk ma è it. Quindi ovviamente meglio specificarlo, così non ci sono domande, le solite domande, e non sbagliate, perché vi sto per dire appunto di provare anche voi a fare la richiesta. Vi dico il nome o ve lo faccio passare perché è un po' difficile, quindi magari ve lo scrivo. Allora, il prodotto è questo qua, che per me è un gioiellino, l'ho potuto provare molto bene. Credo che si capisca, insomma, dalla foto. Spero che il computer riporti la foto giusta. Ok, è una lente in HD e macro. Macro cosa significa? Che va a prendere qualsiasi particolare su ovviamente, prima di fare di dire cavolate, io vi scriverò tutto quanto da qualche parte, anche magari nel link sotto, le caratteristiche e appunto il vario angolo, la misura, eccetera eccetera, perché io sì, mi piace usarlo, però non sono così patita, ma più che altro della teoria. A me piace la pratica, l'attacco, non sto lì a leggere, lo provo, poi scopro da sola quello che può andare e quello che no. Allora, dicevo che sicuramente questa lente fa comodo a chi ama i paesaggi, quindi chi scatta foto, ma anche video, ha un grand'angolo micidiale, ragazzi. Io ho fatto anche delle foto, vedo di farvele passare. Come potete vedere, ho fatto il prima e il dopo, senza stare a specificare. E potete vedere un prima senza, quindi la lente, e un dopo con la lente. C'è anche una foto che passerà sicuramente da queste parti, ed è quella scattata di un pezzo della mia sala con il telefono S7, con il Galaxy S7, e come potete vedere del dopo si vede una grande parte mancante, quindi dopo aver aggiunto la mia lente l'angolo cambia grazie a questo aggeggino. Allora, prima di spiegare un po' di cose, vi faccio vedere come si presenta nella confezione. Un semplice foderino, quindi una piccola coscettina per riporvi tutto dentro, e si compone così. L'articolo c'è scritto 2 in 1 perché è una lente HD e va bene, si sa, per forza, altrimenti, però è macro e appunto ha il grand'angolo, quindi fa entrambe le cose. Allora, la lente, quella più grande, ha una protezione che si sgancia così. Aspettate, voi non vedete una cippa lì, ok? Così, ciao! Mi vedete? Ciao! E ok, così, vedete? E ha un pratico appunto tappino che per coprire l'obiettivo schiacci, appoggi e rilasci, in modo che insomma è sicuro. Poi c'è il gancetto appunto che serve, adesso lo montiamo, e poi c'è la lente macro, coperta anch'essa da un tappino, che andiamo a togliere. Eccola qua. Come mi è ciao! Un po' pulita, forse perché l'ho usata parecchio. Ok, basta strozzeggiare. Ok, allora adesso la montiamo. Ragazzi e ragazze, è molto semplice montarla. Basta seguire le scanalature. E poi la scritta deve essere appunto dritta, macro. Si va a fare questo, semplicemente ad apporla sopra e avvitarla. E poi
al di sopra appunto della lente macro avvitarvi il gancetto e adesso vi faccio vedere. Ok, così, semplice. Vediamola un po'. Ok, adesso è pronta per essere usata. Facciamo una prova un attimino alla webcam, vi faccio vedere una cosa, guardate, vedete lo spazio che avete? Adesso facciamo la prova. Voilà! Avete più visuale? Perfetto, non ci fate caso ai panni stesi, tutti i giorni c'è uno stendino che va. Finalmente ho il divano, i divani, alleluia, non ve ne può fregare di meno, ma chi se ne frega, lo dico lo stesso. E quindi questo è il grandangolo. Adesso non so se ho posizionato bene la lente sulla webcam, però credo di sì, si vede. La tolgo. Voilà. La rimetto. Voilà. È chiaro, no? Like, ci piace. Ok. Questo funziona anche per il telefono. Allora, innanzitutto sblocchiamo. Ok, speriamo che non suona in questo momento. Allora, ovviamente non coprirà tutto il raggio della fotocamera, ma noi adesso, così vi faccio vedere. Ok, così. Più o meno, riuscite a vederlo? Da dentro? Vedete? Questo sarà il frontale. Adesso mettiamo la camera. Penso che l'azienda non mi banderà più niente se devo fare queste cose assurde. Vabbè, ma io non ho altri modi. Allora, faccio una foto al volo, Ok, insomma viene un po' tipo bombata, però il risultato è bello. Adesso vi faccio vedere, ovviamente si può ingrandire, il mio telefono arriva a un 8x8, vediamo un po' se si vede. E una cosa, si vede Daniel, vedete che gioca con lei? Ciao. Ok, vedete? Grazie anche alla lente comunque si possono vedere più dettagli ovviamente. Adesso, ecco qua. Ok, adesso riposiamo la nostra lente e vi faccio vedere dal telefono. L'avete già visto che scorrevano, però ve ne faccio vedere una così al volo, che secondo me è venuta benissimo, sperando che si vede. Questa ha raccolto, ha rubato le più piccole gocce. È magnifica, a me piace moltissimo, sono contenta che l'azienda mi ha dato la possibilità di provare questo prodotto e probabilmente collaborerò ancora con questa azienda. Io adesso, da quando ce l'ho, la porto sempre così dentro qui e me la porto sempre dietro, perché a me piace fotografare e i paesaggi sì, mi piacciono, però qui insomma cittadina non è che c'ho da fotografare, a meno che esco, vado in giro. Però la mattina, per esempio stamattina, mi è preso lo schiribizzo di andare a fotografare le foglie, le piante, perché questa lente comunque è adatta soprattutto appunto ai paesaggi, per un grandangolo, per prendere più parte del paesaggio, quindi un bel panorama, un bel tramonto. Mamma mia, io non oso immaginare un tramonto ripresa con questa cosa. Wow. E poi appunto le macro, che serve appunto per foto, quante volte appunto, ok, serve per fotografare le più piccole cose, cioè i fiori, le piante ovviamente, certo, ma anche magari fatto un bel ritratto tipo questo, non l'ho fatto scorrere qui, però chi mi segue su Instagram, Facebook,
la mia pagina, insomma, tutti i vari social l'hanno già visto. Qui non l'ho fatto scorrere perché tanto è una cosa, insomma, così lo faccio vedere qua. Allora, questa è una foto che ho scattato da una foto, da un ritratto di scuola. E questo è il risultato, cioè l'ho fatto da vicino con la lente macro. Direi che è perfetto. Allora, vediamo un attimino i pro. I pro sono tutti pro. L'unica cosa che ho notato è un po' pesante. Il mio telefono non è pesantissimo, però con la lente lo diventa. Non eccessivamente, nel senso si può tenere, gesticolare. Però ecco, insomma, bisogna farci un pochino l'abitudine. Cose negative non ho trovato, cioè, ho trovato solo questa, ma dipende poi dalle persone, perché per me è un po' pesante, ma ripeto, ci si può fare benissimamente l'abitudine. Allora, ha un obiettivo. Allora, nell'obiettivo è incluso appunto 0,45 per grand'angolo, quindi veramente tanto. Quindi permette ovviamente a entrare più scena nell'obiettivo. Ok, interni di paesaggio, architettura, poi ha un obiettivo appunto 12,5 macro, quindi è fantastico, e aiuta a scattare foto nitide più vicino a 50 mm. Quindi voi pensate di mettervi con questa bella lente a 50 mm di distanza, voi potete scattare la foto senza che il telefono va come si dice, in focus, no, cioè mette a fuoco benissimo, non va ad ombreggiare assolutamente. Ideale, va bene per i fiori, monete, insetti, eccetera. Caratteristiche: è un nuovo design, infatti mi hanno chiesto di provarla perché era uno delle ultime degli ultimi articoli che hanno inserito nel loro store di Amazon. Ok, si può allargare a 37 mm, insomma, qua ci sono tutta una serie di processi e cose scritte che mi sono scritta per quanto riguarda un po' più tecniche. Ripeto, non sto a leggervele perché non capisco io, figuriamoci voi, nel senso, se non lo so già io di mio, figurati se posso farlo capire a voi. Però so le cose essenziali, quindi 0,45 che è anche in HD di grande angolo, ha un obiettivo comunque che ha più scena, quindi vi ho fatto vedere prima la prova, no? Avete visto che così si vede solo un pezzo, aggiungendo la lente apre uno scenario un po' più vasto, quindi già questo dimostra che la macro che c'è in questa scatolina funziona, non è una così, insomma. Nulla, spiega anche appunto tante altre cose, ma a noi non ci interessa la messa a fuoco, tutta questa roba. Vi dico forse la cosa più importante. Allora, è supportato da iPhone 4, 4S, iPhone 5, 5S, iPhone 6, 6 Plus, iPhone 6S, S6 Plus, Samsung Galaxy Note serie e Samsung Galaxy S, quindi tutte i Samsung con la S, la serie S, e iPhone, MyPhone, Sony Mobile Phone, la serie, tutta la serie, LG Phone, HTC Phone, Nokia, LG, Sony Xperia, Philips, Vivo, HTC, Vivo, HTC, nel senso è tutto uno, Samsung, va bene, S5, S6, smartphone, iPad, iPod, vabbè. E praticamente si può usare da tutte le parti. Qui non dice di computer, quindi probabilmente è la prima volta che si usa a farlo, che si usa a farlo. Nel senso, dentro le caratteristiche e le compatibilità non è scritto che si può usare anche per una webcam di PC. Quindi io adesso, avendolo fatto per la prima volta, abbiamo scoperto che funziona anche sul PC. Non so poi, insomma, tutte le dinamiche, però credo che mi vedevo abbastanza bene. Fatemelo sapere qua nell'info box. Basta, ho chiacchierato troppo. Io vi saluto, vi ringrazio se per caso siete arrivati fino alla fine. Per chi è arrivato fino alla fine, tanti baci.
Perfetto, vi ringrazio. Lasciate un like se vi è piaciuto questo video, questa review. Non è proprio una delle migliori, però imparerò. Lasciatemi qui tanti commentini e vi auguro una buona giornata. Ciao!